Ma volevo dire questo, e poi finisco, chiudo. Che al di là di questo, se c'era una, si diceva in dialetto, una noce, intanto sacco, non faccio scruscio, no? Se c'era ci fa tutto di questo positivo, il massimo, ed è sola, non può fare niente. Se non ci sono gli indotti, se non c'è un consorzio, non con l'elargizione di denaro, ma con la organizzazione di quelli che sono l'incentivazione e favorire per esempio i trasporti. È inutile che io faccio turismo a Gerace se io non ho i voli charter che mi permettono per esempio di portare tante persone e che possono valorizzare non Gerace nostra, ma il territorio che è la Locride o che è la Piana, perché c'è il discorso di sinergia. Guai quando una città si chiude dentro le mura. Questa è una civiltà cortense, questa è una città strettamente medievale, ma bisogna andare al di là dei confini e creare la sinergia, solo con la sinergia. Mi ricordo una cosa, che qua voi non lo ricordate più, perché se voi siete giovani, ma gli anziani lo ricordano. Quando abbiamo fatto il Festival Musica e Architettura, dovete sapere che era stato dato la lotteria nazionale, l'unica in Calabria. Allora, quando io sono stato a Roma, il dottore Sannini, mi ricordo fino a come fosse adesso, io non credevo a questo risultato così positivo. Avete superato Salso Maggiore con Miss Italia, avete superato il Carnevale di Viareggio, soprattutto dice Calabria, benissimo. E allora rinnovate la cosa che certamente ve la consegneremo, faremo il rinnovo. E allora io ho pensato, creiamo un discorso sinergico. Come un discorso sinergico? La musica barocca a Gerace, il Festival Jazz a Roccella, il Teatro Sacro a Siderno Superiore. Valorizzare tutte queste cose, creare un pacchetto e creare questa lotteria dell'oro. Non è stato capito questo discorso. Perché? Perché ogni comune vuole lavorare per conto suo. E questo continuiamo ad essere indice di subcultura e, se permettete, anche di complesso di inferiorità. Dobbiamo andare al di là di questi che sono questi stereotipi. Quindi questa è la mia missione. Se dovesse fare il sindaco, non lo farò mai perché tanto non mi vogliono, né mi candido, né mi candido. Ma se dovesse fare io farei delle cose, cioè, eclatanti che vanno al di là degli stereotipi. Questo è la mia. Scusate se. Grazie Giacomo per il tuo contributo. Vediamo se ci sono altri che chiedono di intervenire. Mi sembra che ha alzato la mano Piero Muzio, ha sbagliato. Ah, no, non l'ho visto mai. Sì, prego. Riprendo la parola. Giacomo, la riprendo per un motivo. Probabilmente noi dovremmo fare una cosa. È cambiato anche il modo di gestione di un comune rispetto a quando eri tu assessore. È completamente sbagliato. Forse non mi sono spiegato, non sono stato così chiaro a farmi capire. Quando io parlo di politica forte, parlo di avere dei contributi di gente come te, come tantissime altre persone che sono qui dentro, tutti, diciamo, abbiamo la capacità di poter dare un contributo a Gerace, ognuno nel proprio campo. Il problema di fondo è si riesce ad avere una politica forte per avere la gestione veramente concreta della cosa pubblica? Cioè, o veramente sappiamo come funziona un comune, la gestione di un comune, altrimenti sono bellissime parole che non portano da nessuna parte. Noi possiamo avere decine di idee. Se un funzionario non vuole farti una cosa, tu puoi avere il sindaco più lungimirante del mondo. Allora, questo non so se è stato un errore da parte del legislatore a dare pieni poteri ai funzionari, però la politica in questo momento è zero. Noi
noi, il dottore Carluzzo, in questo momento può fare solo un atto di indirizzo, che è diverso. È diverso da quando Fimognare prendeva qualcuno e gli diceva: io voglio questo, voglio la circonvallazione. È finita quell'era. Non è più così. E allora, quando io parlo di politica forte, parlo di gente che per ognuno nel proprio campo abbia delle competenze e possa dire al funzionario di turno: si deve fare così, punto. Finché noi non troviamo questa... Non si riesce a capire questo meccanismo, perché non si è all'interno come il funzionamento di un'amministrazione. Noi possiamo fare tutte le cose più belle del mondo, possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo fare tutto quello, diciamo, perché è così, ognuno di noi ha delle idee particolari, non si va da nessuna parte. Allora, Gerace può cambiare soltanto se c'è gente che può fare la politica forte. Politica forte. L'unione fa la forza. Prego, senatore Carluzzo, intervenire. Sì, volevo aggiornare un attimino quello che diceva Giacomo. Partendo comunque da un presupposto, che a volte sono quelli che riescono ad essere i primi nemici della propria città. E questo mi consta dalla mia esperienza. Da quante volte la città si è opposta magari a idee innovative. Volete che mi porti qualcuno? Il famoso manicomio. Là abbiamo perso un treno incredibile. Allora c'è stata la fiera opposizione di chi si scandalizzava di affacciarsi alle bombarde perché altrimenti si vedevano i pazzi in giro per l'arcopiano. Tanto per dirne una. Vedete, noi proveniamo da Londra, unico borgo della Calabria a essere presente a Londra, alla fiera più grande a livello internazionale del turismo. Là i contatti ci sono stati, caro Giacomo, ci sono stati i contatti con ITA, che ha già proposto dei percorsi preferenziali associandoci a Tropea, naturalmente, perché noi attualmente non siamo nessuno, ma dietro di noi c'è tutta una marea di borghi che ancora non sa nemmeno se esiste Londra come fiera. Siamo ai passi di un turismo emergente sostenibile che, se viene accompagnato da una progettazione che esiste già, perché i soldi non arrivano per miracolo, per volontà divina, mo ci vuole. Sono stati presentati dei progetti, i progetti contengono sostanze, obiettivi, la programmazione, l'indirizzo che viene dato dal politico. Quindi ritengo che siamo su una strada da percorrere, e su una strada che comunque ci deve portare a un risultato. È una questione di gestione dei fondi. È una questione che ci sia qualcuno in grado di poter gestire questi fondi in modo oculato e in modo programmato. E non è cosa da poco. Questa è la sfida. Ecco perché, quando, e torno un attimino all'idea di Baracalli, quando è stata proposta, vediamoci, apriamo, ma non per un discorso meramente di tanto di confronto politico, quanto il pensiero che Gerace dovrà affrontare un periodo così avvincente ma così delicato. E allora, se la popolazione è convinta di quello che si andrà a fare, è un conto, altrimenti questi soldi potranno pure andare a farsi benedire. Io dico una cosa, che senza i soldi non si canta messa, e ve lo dico chiaro e tondo. Noi abbiamo attualmente, non so se vi ricordate, quel forte vento che ha interessato Gerace nel mese di marzo, Luigi, il tetto della Dolorata com'è? Attualmente né la confraternita, né la regione Calabria, né il comune può intervenire. Se non ci sono i fondi,
decantiamo l'Addolorata come uno dei modelli del barocco chieracese più pregevole, fra qualche anno scomparirà se non si interviene. Diciamo piuttosto che i fondi servono, ma i fondi devono essere gestiti in modo anche razionale e oculato. Io questo dico sulla base di una programmazione e di una progettazione, in sinergia con chi capisce meglio di me. Io non sono un tecnico, io faccio il tecnico dal punto di vista amministrativo perché lavoro come responsabile amministrativo, ma in questo caso io sono un politico e io ho l'indirizzo di programmare. In sinergia con la burocrazia che ha la responsabilità gestionale, quindi sia penale sia pecuniaria, nel dire se una cosa si può fare oppure no. E allora, se si trova una sintesi da questo punto di vista, ritengo che possiamo fare dei buoni passi avanti. Grazie. Aggiungo alla chiesa Sì, della sopra Dolorata il cuore, Sacro sì. Cuore di Gesù, perché Ma la non è siamo da anche meno venuti di dire in mente. rispetto al tetto. L'altro giorno guardavo che non ci sono tegole. Altri interventi? Chi vuole intervenire? Dai, beh, è giusto. Ognuno che dica la sua. Qual è questa indicazione? Buonasera a tutti. Io già il litigio lo vedo, scusatemi, lo vedo sommerso, come diceva Tonino Condò, e più che nell'erio lo vedo già qua dentro. È chiaro che questa è una campagna elettorale, si apre stasera, mi sembra. Schieramenti, non schieramenti, già si incominciano a intravedere. Era già aperto, ma è che scusate, ma io vengo dalla campagna, da me arrivano molto in ritardo le notizie. Allora, io voglio dire questo, chiunque si siederà allo scranno principale del comune ha una responsabilità immane. Avevo scritto l'altro giorno su Facebook, non so che, poi non so se l'hanno letto o meno, Gerace fra 10 anni non conterà più di 100 abitanti. Non più. Dato di fatto, non allo spopolamento attuale, con le morti non ce l'ha attuali, quasi. vabbè, ci sono con le morti attuali, Gerace fra 10 anni avrà 100 abitanti. Mancano piani di sviluppo per le campagne, mancano piani di sviluppo per le città, mancano parcheggi, mancano direttive per il commercio, ma non il commercio, quello che apri il negozietto e dopo lo chiudi dopo 6 mesi. Io in questo momento, Salvatore Luzzo è sindaco, devo fare un appello anche. Quando si andranno ad assegnare i fondi alle aziende, secondo me una clausola deve essere fondamentale. Apri il negozio, accede ai finanziamenti, scusate il termine, ti fotti i finanziamenti dopo 5 anni chiusi. E a Gerace è pieno di strutture che hanno aperto, si sono aggiustate le belle case con l'intento di fare B&B, città, poi hanno chiuso. Questo non è modo di fare, di essere amorevoli per Gerace né di amare Gerace. Io apro una struttura con i miei fondi e la porto a compimento. Se chiudo, sono fallito io, non il comune. Io non ho avuto nemmeno un centesimo, anzi no, ho avuto 20.000 euro per fare le cucine e la mia cucina funziona ancora dopo 15 anni. Gerace ha bisogno di avere un piano per i giovani, quelli che vogliono rimanere. E io esorto chi si siederà dietro quella sedia a fare un piano per i giovani. I giovani se ne stanno andando, anche i miei figli se ne stanno andando, anzi no, uno me ne da solo. Quindi è essenziale che non si vada a litigare tra Baracalli, Rudi Lizzi, Galluzzi e via di seguito. Se hanno il coraggio, si devono sedere e dire: a me non interessa se Salvatore Galluzzo fa il sindaco in questo momento. In questo momento, poi magari anch'io mi devo schierare. Non mi interessa se lo fa Pino Baracalli. Ma bisogna avere la forza di dire: io voglio fare questo per Gerace. Ancora un piano, e io sono d'accordo con Luigi Scaramuzzino, non è venuto fuori. Io so che ce l'ha Salvatore Garruzzo, ma ancora non l'ha tirato fuori. Allora è importante, Salvatore, che tiri sto piano fuori. Non ce No, ce l'ho, ma l'hai? Lo so. Vabbè, però rispondo, è importante perché vedete, noi
Geracese, chi ama questa città e che penso se siamo tutti qua dentro vogliamo un bene da parte. Ciao Gianni, io e te viaggiamo sulla stessa linea Londra. E allora, lo dico per gli scambi epistolari che ci siamo dati. Allora, io dico che Gerace deve avere la forza di trovare all'interno dei propri abitanti, e ce ne sono, persone che hanno competenze, non devono far parte naturalmente dell'amministrazione, se non vogliono mettersi in gioco nessuno lo mette, ma dare la mano. Hanno conoscenze a livello internazionale, hanno conoscenze a livello economico, a livello commerciale, hanno conoscenze un po' di tutto quello che è il circondario, dobbiamo tirarle fuori, dobbiamo coinvolgerle. Se non coinvolgiamo la cittadinanza e ci sperperiamo tra chi si presenta, tra chi non si presenta, saremo morti come amministrazione. Io dico adesso, scusatemi, c'è un'amministrazione che sta governando, diamogli il tempo di vedere quello che vuole fare. Perché non riunirci un'altra volta a Pino Varacalli, non adesso, fra 5-6 mesi, e vedere un programma che farà il sindaco Galluzzo. Verrà, come si chiama il presidente? Occhiuto. Partecipiamo, vediamo quello che dice. Poi adesso pure che sono delle cazzate, scusate se io ogni tanto qualche parolina mi scappa. Però se sono delle cose serie, delle cose buone, o lo appoggiamo oppure diciamo vattene a casa. Questa secondo me è una politica. Dobbiamo tenere conto di quello che Gerace ha realmente bisogno. Ci vogliono i piani di sviluppo molto lontani. Sono d'accordo con diceva Giacomo Riva. Se noi non vediamo ai prossimi 200 anni, ma chi ce la darà questa occasione? L'ho detto la volta scorsa pure. Questa è una cifra immane. Noi abbiamo, e ci stiamo portando, e ci porteremo dietro lo scoglio dell'ospedale di Gerace. È stato fatto senza avere un piano, eccolo là dov'è. Io ero amministratore dell'azienda e del patrimonio, gestito quel patrimonio, dovevamo aprirlo. Dalla sera alla mattina, dopo 15 giorni, mi hanno imposto di non aprire Gerace. Non me lo dite perché, perché poi lo dico e poi mi becco la querela. Allora, quello scoglio lì bisogna farlo, ristrutturarlo, bisogna vedere cosa fare. L'azienda sanitaria, ve lo dico io perché l'ho fatto, ha un piano di sviluppo di questo ospedale che è disponibile benissimo nel concetto del comune se ha un piano di sviluppo, ma dobbiamo, non possiamo tenerlo lì, sta cadendo, è un obbrobrio, la gente che viene, che cos'è quella cosa lì, che cosa sono quelle tegole, sta distruggendo tutto il belvedere di Gerace, così come ci sono altre cose, il castello sta cadendo. Non c'è un piano di parcheggio particolare. Abbiamo le vecchie vie saracene che secondo me bisognerebbe ristrutturare, la via Selleria, che era un nodo fondamentale. Perché non intervenire su queste cose importanti? Signor Sindaco, io glielo chiedo pubblicamente. Lei deve tenere conto non solo della casa al centro del paese, ma di tutto il circondario, perché Gerace non è fatto solo di casa al centro del paese, ma è fatto anche quando arriva il turista, vede, guarda, poi magari vede il centro, però si fermano in via Puzzello per fare le foto da là sotto con gli ingrandimenti per vedere Gerace, perché quello è Gerace. Io penso che dobbiamo unirci tutti quanti, ognuno per quello che può. Grazie signore, scusatemi. Sì, volevo intervenire Salvatore Galluzzo e poi concludo io. Il discorso di Mimmo mi ha fatto venire in mente un'altra situazione. E, al di là non della proposta di Varacalli, ma mi sembra che qua il discorso venga incentrato sui fondi, no? Sui 20 milioni, il turismo, dimenticando una sofferenza enorme che Gerace insieme ad altri comuni naturalmente sopportano, la mancanza totale dei servizi sociali. Perché purtroppo fino a qualche mese fa, non so, sicuramente Pino perché è entrato in questa materia la conosce benissimo, purtroppo fino a poco tempo fa non si aveva da parte del distretto dell'ambito sociosanitario con sede a Locri la disponibilità della progettualità dei fondi che comunque
sono pervenuti nel corso degli anni. Da qualche mese a questa parte pare che la situazione fortunatamente sia cambiata. Anche là esiste una forte problematica riguardo l'assistenza degli anziani, una totale mancanza di assistenza agli infanti, se non il funzionamento dell'asilo nido, che non è stato inventato per grazia divina, attraverso un piano unico è stato voluto l'asilo nido, e che ha una trentina di bambini. Ma manca una politica sociale in grado di imprimere un'azione forte anche riguardo i servizi, affinché il cittadino che abita a Chiaracchia, che potrebbe abitare a Chiaracchia in futuro, possa dire: io posso rimanere qua perché comunque ho determinati servizi anche da questo punto di vista. Come vedete, l'azione governativa di un'amministrazione comunale non è incentrata solamente su un settore, ma qua ci vuole, tu prima mi dicevi, sia un piano. Di piani ne abbiamo a iosa, amico. Cioè, i piani esistono, bisogna creare un'azione coerente amministrativa in grado di supportare con le professionalità tutte le azioni necessarie. Che Dio ce la mandi in buona. Mimmo ha stimolato l'intervento di più di uno, sì. Allora voglio dire una cosa, Mimmo dice: aspettiamo, vediamo quali sono i programmi, c'è l'amministrazione in carica e vediamo qual è il programma. Io ti dico, Mimmo, quando sono stati assegnati i 20 milioni di euro, si parlava che venivano assegnati i 20 milioni di euro, io, l'architetto Scaramuccino e Peppe Magri, nella qualità di consigliere di minoranza, prima che si mettesse carta, matita su carta, abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto, non si destra l'architetto se mi studio qualcosa, per dire: facciamo un consiglio comunale aperto per dare il nostro contributo, perché ritenevamo di poter dare il nostro contributo. E io, in special modo, perché nella fase embrionale di questo progetto, a livello nazionale, lo ci ha detto qualche volta, lo voglio ripetere stasera, sono stato io uno degli ideatori, con il Fiorello Primi che dovrà venire e lo potrà testimoniare, nell'associazione dei borghi più belli d'Italia, quando ho detto che il futuro di questi borghi potrebbe essere lo smart working, perché fino adesso non aveva funzionato, ma poteva essere una funzione. Ti leggo quelle che sono le proposte del Ministero su cui si dovevano basare i progetti. Andiamo a vedere cosa c'è di questo nei progetti. Questo è quello che indica il Ministero. Noi avevamo chiesto, quindi, anzi, completo, non ci è stata data questa opportunità come consigliere comunale. Siamo stati invitati successivamente, dopo che avevano già lavorato e discusso con la Regione, e siamo stati invitati, allora la vice sindaco Rudilizzi e Salvatore, siamo stati invitati ad andare alle ore, non mi ricordo che ore, all'ufficio del Comune. Bene, c'erano sia Rudilizzi, mi spiace che Salvatore Carluzzo è fuori, ma qualcuno glielo riferirà, nessuno dei due sapevano dirci cosa avevano fatto nel programma. Abbiamo dovuto aspettare che venivano dalla Regione il giovane Romeo, oggi ingegnere, e la dottoressa Panetta, perché erano loro i funzionari che avevano stabilito quello che si doveva fare a Gerace per le cose. Non sono stati in grado, tutti e due, Rudilizzi e Salvatore, a dirci cosa si doveva, cosa era prevedeva il progetto. Ti leggo le cose che si potevano fare. Quando io parlo di smart working, ed era possibile perché c'era il 30% delle risorse che poteva essere utilizzato per l'acquisizione al patrimonio comunale di queste case che sono abbandonate, che sono non sono utilizzate. Se uno riusciva a recuperare 200 appartamenti e darli ad una società di queste che fanno l'attività di smart working, che sia essa la Pricewaterhouse, la KGM e via di seguito, che sono nomadi questi, che hanno la sede ma lavorano in giro per le aziende, si poteva benissimo andare a dire: qui ci sono 200 appartamenti ben fatti, con lo studio cablato, con diciamo il collegamento a internet e l'appartamentino annesso, a 250 a 300 euro al mese. Quello significava ripopolare la città di Gerace con 200 appartamenti, e quindi le società l'avrebbero certamente presa, anziché di uno di spendere
800 euro posto letto a Milano, aveva un appartamento. Questo significava la svolta del Geraci. Ripeto, perché è venuto Salvatore adesso. Quando abbiamo chiesto l'incontro, non ci è stato dato, ci hanno invitato successivamente, non ci hanno saputo esprimere quello che era stato fatto, perché erano andati Romeo e Loredana e ci dovevano spiegare loro. Allora, quello che si poteva fare, questa è la linea del Ministero. I progetti dovranno includere l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come scuole o accademie di arti e dei mestieri della cultura, alberghi, alberghi diffusi, residenze d'artisti, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie RSA dove sviluppare anche programmi di matrice culturale, residenze per le famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali. I comuni possono partecipare, questo è quello che deve fare. Vediamo nel programma quante cose e quali erano le priorità che dovevano essere fatte per poter sviluppare e dare una visione diversa della nostra città. Grazie. Piero, Giamatra Monter, prego. Nonché Gall, ex presidente, presenza umana, la serie di funzioni che svolge. Dato il fatto monografico, ovviamente qualche cosa ho fatto. Buonasera a tutti, io intervengo non tanto perché stimolato da Pino Varacalli, ma stimolato dal dibattito. Grazie. No, ti dico, perché sennò sempre a me. No, dal dibattito in modo così articolato. Però Pino Varacalli, che così adesso recupero con Pino, complimentandosi con lui per l'idea che hai avuto, perché grazie all'idea di questo tipo di incontro si è creato un momento di dibattito, si è creato un momento di confronto, si è creato un momento di, passatemi il termine, di dirci le cose per guardare avanti. Io ho registrato con molta, ma molta attenzione l'intervento dell'architetto Scaramuzzino, quasi, se fossi stato tecnologico, l'avrei registrato, perché nell'intervento dell'architetto Scaramuzzino sono dette tantissime cose, una più importante dell'altra, l'ha detto chiaramente, tante altre che non l'ha dette volutamente. Ho dato io questa mia chiave di lettura. E lo stesso intervento di Salvatore Galluzzo, facente funzione, sindaco, che ci dice attenzione. Non è facente funzione. Ah? Ah, chiedo scusa. Vicario. Che no, è facente riferimento. No? Facendo riferimento proprio allo stato dell'arte, non soltanto della progettualità di tutti questi soldi, c'è una vecchia canzone, no? Soldi, ma dice attenzione, vedete che c'è una visione, vedete che c'è una qualche cosa che cammina, c'è di fatto, no? Ovviamente dobbiamo sapere amministrarla, no? Amministrarla, non gestirla. E lui l'ha detto chiaramente, Salvatore, amministrarlo. L'intervento di Mimmo Dell'Iglesi, che cui sono legato di un affetto particolare, perché con suo padre ci siamo cresciuti, pure politicamente, quindi le cose tornano pure a te. L'intervento di Mimmo mi ha fatto intervenire perché al borgo dove io ho una casa, i miei, mia figlia, abbiamo aperto un centro studi di un'associazione di formazione
E allora stasera qui è emerso in modo forte, anche quando l'architetto Scaramuzzino ha detto abbiamo bisogno di una politica forte, no? È emerso che la politica forte, a mio avviso, specialmente oggi, si ha nella misura in cui c'è una comunità forte che condivide, che con chi amministra, condivide non è che significa accettare o dire cosa, condividere significa analizzare i processi, poterli sviluppare, poterli cambiare, poterli fare, no? Io l'avevo detto nell'altro incontro, e sapete di che cosa non abbiamo parlato? Salvatore adesso, ecco perché sono qui intervenuto, Salvatore ha parlato di politiche sociali, no? Che attraverso le politiche sociali creiamo le precondizioni per... Sapete di che cosa non abbiamo parlato, non si è parlato, si è parlato così ed io qua e là, no? Attraverso il centro studi di POC si apriremo un urban center, cari amiche e cari amici, dove si creerà un laboratorio di comunità per dire attenzione, noi vi seguiamo. E chi saranno gli artefici, gli attori principali? I geracesi. I geracesi, e quali geracesi? Quel capitale umano, caro Mimmo, che facevi riferimento tu, che sono figli, nipoti nostri, che studiano, che sono diventati capaci, che sono diventati professionalmente validi, caro architetto, e che debbono avere il diritto dovere di contribuire a migliorare questa comunità. E quindi così avremo una politica forte. Io sono convinto che così sia una politica forte, perché noi gli amministratori li dobbiamo mettere la comunità, anche perché il mondo è cambiato. Non è che la voglio fare grossa, però il mondo, questo cambiamento dobbiamo... Vediamo che cosa è successo in questi ultimi 3 anni, in questi ultimi 4 anni. C'è una situazione a livello internazionale, ma vediamo che cosa è successo, dottore Romeo, a livello economico in Italia, quello che sarà la povertà, povertà. E allora questa comunità, con questo patrimonio artistico che c'ha, no? Da 1000 anni, 1500, 1300, 800 anni, tutti i beni patrimoniali di Ceracea esistono sempre, no? Certo, vanno curati, vanno mantenuti. Allora noi adesso abbiamo bisogno di che cosa per far stare bene i geracesi? E per questa è una visione. E per far stare prima bene i geracesi e poi chi viene a Gerace, di coinvolgere questo capitale umano, no? Che Gerace ha. Signori, io ho fatto qualche così ricerca, qualche cosa, ma abbiamo dei giovani studenti, sia a livello superiore di liceo, ginnasio, magistrale, ma anche a livello universitario, di grande spessore. Quello è il vero capitale di cui noi abbiamo bisogno. E con questo augurio, nel ringraziarvi ancora, ringraziare voi, ringraziare chi ha partecipato e chi ha avuto la bontà pure così di ascoltarvi, faccio i migliori auguri per Gerace che amiamo e ci abbiamo nel cuore. Grazie. Grazie. Vediamo se c'è qualcuno, però prima volevo chiarire il facente funzione vicario. Ho detto vicario, non facente funzione, perché il vice sindaco è vicario quando assume le funzioni di sindaco in modo permanente. E facente funzione quando il sindaco è assente temporaneamente. Purtroppo il sindaco non è assente temporaneamente, quindi non è facente funzione, ma sindaco, vice sindaco vicario. Ci sono altri interventi? Io solito sono entro il 16 giugno, le europee sono il 9 giugno, non so se si farà nella stessa giornata, però, così, sì. Però non ne rientrano purtroppo entro il 15 giugno poi le suppletive eventualmente, per legge sono dal 15 di aprile al 15 giugno, se si dovesse votare il 9 giugno le suppletive dove ci saranno non saranno entro il 15 giugno e quindi la legge sarà un pochettino... non rispettato, vabbè, vedremo, stabiliamo lo stato, comunque decretato era maggio, va bene, io vi ringrazio per la partecipazione e lavoriamo tutti per Gerace, speriamo che possa essere una Gerace migliore, una Gerace più ricca di idee, di proposte,
le possibilità e le potenzialità, come abbiamo detto, ci sono. Facciamo appello affinché ognuno si impegni, perché noi sappiamo che spesso sì, si fanno, possono fare 4-5 liste, no? E poi ognuno magari deve pregare delle persone affinché si candidino, e poi magari andare in giro, voglio fare una lista migliore, quindi ignorando anche i consiglieri che uno ha oggi, o i candidati, noi che abbiamo avuto nel passato. No, io voglio fare una lista migliore del passato, quindi va bene, grazie.